Il caffè della Peppina non si beve la mattina, né col latte né col tè. Ma perché, perché, perché? La Peppina fa il caffè, fa il caffè con la cioccolata, poi ci mette la marmellata, mezzo chilo di cipolle, 4-5 caramelle, 7 ali di farfalle, e poi dice: che caffè è? Il caffè della Peppina non si beve la mattina, né col latte né col che. Ma perché, perché, perché? La Peppina fa il caffè, fa il caffè col rosmarino, mette qualche formaggino, una zampa di tacchino, una penna di pulcino, 5 sacchi di farina, e poi dice: che caffè! Tango! Barone, oggi c'è tango! Sì. E vai, con insalata e con tutto il resto. Buongiorno a tutti, benvenuti. Barone, buongiorno. Buongiorno a tutti. Oh, cambiamo. Il caffè della Peppina non si beve la mattina, né con latte né col tè. Ma perché, perché, perché? La Peppina fa il caffè con pepe e sale. L'aglio no, perché fa male. L'acqua sì, ma col petrolio, insalata, aceto olio, quando prova col tritolo salta in aria. Col caffè. Il caffè della Peppina non si beve la mattina, né col latte né col tè. Ma perché, perché, perché? Zazza. Né col latte né col tè. Ma perché, perché, perché? Oh, buongiorno, benvenuti a tutti quanti voi alla puntata di oggi di Radio Show. Yo. Abbiamo in collegamento la rubrica dei fatti del passato di giorno di oggi, che è 6 settembre 2021. Eccolo qua, la rubrica cadde oggi, è pronta per essere mandate in onda. Noi vi auguriamo buon ascolto. Se volete, mandateci il vostro vocale al 347-6215-614. E adesso andiamo con la rubrica e poi partiamo con la presentazione del nostro barone girasole Nicola 78 Cassinissi. A dopo. È lunedì 6 settembre 2021, oggi la Chiesa Cattolica ricorda San Zaccaria. La luna è ancora in fase gibbosa calante e ormai prossima a essere nuova. Il proverbio che abbiamo scelto per oggi è: chi fa falla e chi non fa sfarfalla. Siamo ai fatti del giorno nella storia con il sito accadeoggi.it. Nel 1492, conclusa la sosta per riparazioni a San Sebastián de la Gomera nelle Canarie, la flotta di Cristoforo Colombo riprendeva la navigazione alla ricerca di un passaggio a ovest per le Indie. Nel 1954, alla Mostra del Cinema di Venezia, prima mondiale per il film La Strada di Federico Fellini, avrebbe vinto il Leone d'Argento e il premio Oscar. Nel 1959 entrava in commercio la bambola Barbie, presentata in anteprima a New York in marzo, era in vendita in versione bionda o bruna al prezzo di $3. Nel 1970 debuttava sui teleschermi italiani la serie televisiva Pippi Calze Lunghe, dal romanzo di Astrid Lindgren sulle avventure di una bambina che vive da sola con una scimmia e un cavallo a Villa Villa Colle. 30 anni fa, nel 1991, in seguito a un referendum che aveva riscosso il 54% dei consensi, la città russa di Leningrado tornava al suo nome originale di San Pietroburgo. Nel 1992, in Spagna, Gianni Bugno conquistava per la seconda volta in carriera il titolo mondiale di ciclismo su strada. E nel 2007, alle 5 del mattino, si spegneva nella sua casa di Modena il tenore Luciano Pavarotti, uno dei più amati interpreti di musica lirica a livello mondiale. Tra gli anniversari di nascita del 6 settembre segnaliamo: nel 1883 l'imprenditore tessile Pietro Loro Piana, nel 1925 lo scrittore Andrea Camilleri e nel 1943 l'autore e bassista dei Pink Floyd Roger Waters. Inoltre sono nati oggi anche i cantanti Sylvester nel 1947, Macy Gray nel 1967,
Dolores O'Riordan nel 1971 e il rapper Tormento nel 1975. Il regista Andrea Segre e l'attrice Naomi Harris nel 1976 e Lorenzo Urciullo, l'autore e cantante conosciuto come Colapesce, nato in questo giorno nel 1983. Voilà. Era l'ultima segnalazione per il 6 settembre 2021. Naturalmente tutti gli altri fatti del giorno nel passato li potete leggere sul sito accaddeoggi.it. E vai, presentazione del barone! Ehi, attenzione, siamo da... Voilà! Vai barone, buongiorno! Buongiorno a tutti! Eccomi qua! Vieni! Vai! Ehi! Scemanina, presenta! Ehi! Presenta! Ehi, c'è cosa te? Presenta! Vittorio Castinetti! Presenta Radio Show! Yo! Con la partecipazione del barone Girasole Nicola Castinesi 78, l'originale, eh? Auguri a tutti gli ascoltatori di Radio Show Yo. Eh sì. Qui c'è Vittorio Castinesi. È qui. Auguri a tutti e occhio alla penna. Buon ascolto a tutti quanti voi da parte mia, dal barone, che con questa bellissima sigla si mette un po' di vitalità, un po' di animo. Sentiamo un po', abbiamo cantato il caffè della Peppina, giustamente, qualcuno ha preso il caffè di Mary, e beh, giustamente, era giusto per mettere in evidenza la mattinata, no? Con un po' di caffè. Mary Lou, buongiorno, buongiorno Enzo, buongiorno, ho visto il video della vostra bellissima serata per l'anniversario e mi ha fatto veramente enormemente piacere. Apro facendo un particolare augurio. Oggi mi dicevano che San Zaccaria, ma io riporto San Umberto, e quindi devo fare gli auguri a tutti gli Umberto, in particolare al mio caro amico Umberto Cormio e Umberto Dionisio, Umberto Decimo. Aspetta che vado a vedere gli altri Umberto chi sono, perché non mi voglio dimenticare. Umberto Antonacci, eccolo qua. La Rotina, Umberto. Poi chi altro c'è? Aspetta. Umberto di Lernia, Umberto dell'agenzia Chiron e il Umbertino, il piccolo Umberto, certo, bisogna ricordarlo, va bene? Tanti auguri Umberto e a tutti gli Umberto e soprattutto a chi porta il nome di Zaccaria. Io conosco uno che si chiama Zaccaria di cognome e Giacomo di nome, però potremmo anche festeggiarlo così, alla stessa maniera. Oggi è l'anniversario del nostro caro Saverio Pinto, buon anniversario Saverio! Il nostro grande Saverio, che quando stava sui cantieri col suo bel cappellone gigantesco faceva veramente tutto, controllava e non mancava niente. In apertura con i messaggi WhatsApp facciamo che ricordiamo il nostro numero, anzi il numero a cui potete mandare il vostro vocale, eccolo qua, 347-6215-614. Mandateli adesso, così magari eventualmente qualcuno di voi può fare in tempo a fare gli auguri a qualcuno che oggi festeggia una ricorrenza importante, qualsiasi ricorrenza, anniversario, compleanno, matrimonio. E a proposito di compleanno e matrimoni, ne devo fare un paio di auguri. Apro ufficialmente la puntata di oggi con tanti auguri di buon compleanno a chi? Vediamo con la musica? Con la musica, vado! Tanti auguri! Voilà! Tanti auguri a te. Eccoli qua i nostri amici che festeggiano il compleanno. Tanti auguri oggi che è il 6 settembre 2021. Vedo molti miei amici di cui ho veramente a cuore. E quindi faccio tanti auguri di buon compleanno a Antonio Cianciana, Maurizio Baldini, grande Maurizio, c'ha una voce fantastica quando canta, lo dovete sentire, l'ho conosciuto al Bacio Nero qualche tempo fa e sono rimasto affascinato dalla sua bellissima voce. Poi Carlo Macri, il marito della sciura Angela e nonché cognato del nostro caro Ignazio Gualtieri e Teresita. Carlo, tanti auguri da parte mia, non solo, ma anche dal barone Girasole. Barone, auguri! Auguri! A Carlo e la sciura Angela. A Carlo e alla sciura Angela e a tutti gli ascoltatori. E soprattutto gli amici di Crotone in Calabria. Ciao Ignazio! Ciao Ignazio, sempre un amico! Ciao Teresita, ieri è stato anche l'anniversario di Valentina e Luigi, oggi ovviamente
tanti auguri anche per Carlo per il suo compleanno. Auguri di buon anniversario anche a quelle persone che festeggiano questa ricorrenza. Ancora auguri al nostro caro Luca la Calamita. Lula, hai là, Luca, ciao, buon compleanno, fratello. Poi auguri anche a Giuseppe Sanzò. Ciao Giuseppe, buon compleanno. Antonio Graziano, buon compleanno al nostro caro Antonio. Un particolare augurio anche a Cosimo Basso. Ciao Cosimino, Vindottener, va. Mi ricordo quando sei nato, penso un po'. Tanti tantissimi anni sono passati ed eravamo ancora alla radio, io e il tuo caro papà Pino Basso. Salutiamo Pino Basso, barone. Ciao Pino, grazie a te, la Giura. Salutiamo anche Lucia Pansitta. Ciao Lucia, buon compleanno alla cara Lucia, figliola del nostro caro Nicola 00 Pansitta, nonché fratello del Franco Pansitta, nono ciccio del Caffè Italiano. Nico 00 ovviamente lo conoscete, si medesima nel personaggio di Renato Zero, fa le sue imitazioni ovviamente nelle movenze, nel trucco, canta sulla base di una canzone originale, lui ovviamente finge di diciamo conoscere il grande Renato Zero, ma ci fa piacere lo stesso. Grande Nicola, auguri anche a Gaetano Caputo, Sara Vinci e attenzione barone, dobbiamo fare gli auguri anche a Nella Di Pace, per gli amici Nella, per tanti Lucrezia Di Pace. Ciao Nella, buon compleanno. Ciao Nella, grazie della tua stima e auguri a te e alla tua figlia. Tanti auguri a tutti voi, ovviamente salutiamo Valentina e Dolores, che sono anche le tue figliole, che ne conosciamo molto bene. Molto auguri a tutti. Bene, con la rubrica auguri abbiamo completato, così almeno ci siamo, come si dice, accantonato questo impegno. Ma se qualcuno di voi deve festeggiare i compleanni, fatelo, come per esempio... Dobbiamo fare un saluto personale e a qui lo devo evidenziare a chi in questo caso sono i nostri collaboratori. E sono Caffè Shop Colorado, e qui mi soffermo un attimo per l'amica Isabella Boccuzzi, eccolo qua, dov'è? Isabella, eccoti qua. Lei vuole fare gli auguri personalmente al suo papà, perché il nostro caro amico Pinuccio Boccuzzi compie 70 anni. Facciamogli gli auguri, Isabella. Vai, fammi sentire il tuo messaggio. Vai. Buongiorno Vittorio. Buongiorno. Oggi 6 settembre, lo so, un giorno importantissimo. Perché il mio adorato papino compie la bellezza di 70 anni. Ah. E ne dimostra 15 di meno. Un fanciullino. Fanciullo. Poi magari su Radio Show io. Gli fai gli auguri. Certo. A Giuseppe, certo. Boccuzzi, per i suoi 70 anni, in arte Pinuccio. In arte Pinuccio, e allora non te li faccio solo io. A Pinuccio Boccuzzi voglio fare gli auguri al nostro barone. Barone, fai gli auguri di 70 anni a Pinuccio Boccuzzi. Vai, barone. Boccuzzi! Ma si crede, come si chiama? Utile Macu, come micro. Si chiama? Come Pinuccio! Si chiama? Pinuccio! Auguri! Utene ma che credi? È la mia abitudine, io ho nato così. Che ho nato così, che lo devo fare? Auguri a tutti gli ascoltatori. Saluti a Pinuccio. Aspetta, auguri a tutti gli ascoltatori. A Pinuccio, ce l'ho aperto. Pinuccio, auguri. Ci vediamo. Vabbè, e che vuoi fare? Noi ci divertiamo. Credete, noi ci tratteniamo così, giusto per divertirci. A proposito, vedi che ti manda un saluto Riccardo di Asparra, il nostro barbiere di Corso Vittorio Emanuele in pensione. Saluta Riccardo. Ecco, Riccardo. Alla quarantina, la saluta. Alla quarantina, auguri. Ti voglio bene, signorita. Buon auguri. Salutiamo Mary Lou. Buongiorno Mary Lou. Buona giornata. Un affettuoso saluto. Un buon inizio settimana a te e a tutti voi. Sentiamo. Buongiorno Vittorio. Buongiorno. Esattamente. Oggi. Una bellissima giornata. C'è un bellissimo sole, ovviamente, e anche un po' ventilato. Brava. Finalmente. Bene. Diciamola tutta. Oggi 6 settembre e basta. E basta. Tutta bella colorata. Ok. Alla prossima. Grazie. Salutiamo, come dicevo, abbiamo fatto gli auguri a Pinuccio Boccuzzi, perché comunque la nostra cara amica Isabella è nello store di Corso Alcide De Gasperi a Trani numero 13 del Colorado Cafe Shop, dove propongono cialde, capsule per caffè, accessori, clipper point, e poi giustamente ricordiamo anche
che ci sono tanti marchi a disposizione, non solo, hanno anche il servizio a domicilio, il Caffè Shop Express, quindi andateli a trovare. Uno è in corso al Cine De Gasperi 13, dove oggi potrete fare gli auguri alla figliola, a Isabella, per il papà Pinuccio, e se volete in corso Cine De Gasperi 13. Però anche a Bisceglie si trova questo Colorado Caffè Shop in via Imbriani 24. I numeri di telefono sono i seguenti: 080 quello di Bisceglie, 392 2609, quello di Trani 0883 41 36 87. Eccolo qua il logo per i nostri amici del Colorado Caffè Shop, gusto, benessere a casa tua. Salutiamo anche, ringraziamo come sempre per la disponibilità e la loro collaborazione, la ditta Isabel Trani di tutto di più. Ha un'offertona di scuola, visto che si avvicina sempre di più il giorno per l'inizio scolastico, poi non sappiamo come andrà a finire questa storia della didattica a distanza, boh, che ne sappiamo, vabbè, vedremo un po', vedremo se c'è la scuola in presenza, ce l'auguriamo. Grembiulini Ambrosino, il grembiulino 15 euro, grembiuli Mariano 10 euro, grembiuli plastificati per colorare, tovagliette per mensa con etichette, lettere adesive da applicare, patch e toppe con personaggi, keyway, li trovate sempre esclusivamente da Isabel Trani. E poi intimo uomo, donna e bambino con prezzi bassi tutto l'anno, quindi andate in via Postumia numero 2 a Trani, troverete tutto di più. Isabel, ciao Giuseppe Leone e a tutto lo staff. Salutiamo anche Domenico Ferreri e tutto lo staff della LUSMA SRLS, una società di servizi di pulizia, sanificazione per condomini, immobili industriali, uffici, studi medici, ambulatori, cliniche private, farmacie, attività commerciali, associazioni sportive e culturali. Insomma, ieri per esempio c'è stata la triathlon della Tommaso Assi, ed era lì che sponsorizzava e faceva bella veduta un cartellone gigantesco, come lo trovate anche nei 6x3 per la città, ma andatelo a trovare presso la sede in via Giacinto Francia numero 16 a Trani, col telefono dove risponderà Domenico Ferreri di persona al 393 966 6692. Poi ancora salutiamo i componenti elettronici di luminotecnica, piccoli elettrodomestici, accessori per qualsiasi tipo di elettronica, con personale altamente professionale, competente e qualificato di Elettronica 2000, unica sede in via Medio 57 a Trani. E non dimentichiamo di salutare Maria, ciao Maria, Domenico, ciao Domenico, e tutti gli altri dello staff della Elettronica 2000. Ricordiamo, l'unica sede a Trani, non ce ne sono altre in via Medio 57. Poi ancora Gastronomia da Giussi della stazione di Andrea di Lernia, dove propone antipasti, primi, secondi, contorni e dolci, tutti da sporto, ma anche con una saletta, quando è permesso e concesso, in piazza 20 settembre, numero 10, angolo via Cavour, Trani. Se volete prenotare, chiamate Andrea di Lernia, salutate da parte nostra di Radio Show e da Vittorio Cassinesi, 349-6535-029. E poi se volete tutte le notizie, le informazioni le trovate sulla città di Trani in diretta. Mi raccomando, email traninews@gmail.com, info lo stesso numero per mandare il vocale, 347-6215-614. Il sito è www.infonews.it, abbiamo una pagina Facebook, una pagina Instagram e anche un canale YouTube, quindi se volete potete contattarci direttamente. Quindi per seguire Vittorio Cassinesi e per avere tutte le informazioni possibili e immaginabili, beh, io vi mando questo link che adesso lo inserisco nei commenti, vediamo un po' se riesco a farlo in tempo reale. Sì, eccolo qua, voilà, tutti i commenti, tutti i link, tutti per mettervi in contatto con voi, con noi. E qui bene, Sebastiano, che è successo stamattina? Vedo che stai incasinato come una trottola, vedo, che è successo? Dove stai a mettere tenda oggi? Ho visto, sta a mettere tenda, aspetta che vi faccio vedere questa immagine perché è davvero simpatica. Allora, io vado sul mio canale WhatsApp e guardate un po' che cosa succede al nostro Sebastiano. Buongiorno Vittorio, buongiorno. Oggi sono qua a Retrauto, macchina e furgone. Oh, vedi? I regali non mancano mai. Bellissimo, trovi Aspesio. Elettraut, meccanica. Ecco dove sto mettendo tenda oggi. Buona giornata. E meccanica e meccanica. Buongiorno a Radio Show Show. Yo. scusami se mi permetto di ridere, ma a me fa ridere la storia, perché tutto zio mi capitolo why. Barone, quando deve capitare una alla volta, no, tutti insieme. Tutto zio. C'è Maffe, ce lo chiama Spice, Barone. Sentiamo che cosa c'ha da dire il nostro Sebastiano come aggiunta.
Purtroppo piove sempre sul bagnato. Lo so. Lo so, caro amico mio, purtroppo piove sempre sul bagnato, come si dice, so pacchino Mitraut, lo so. Va bene, io mi rivolgo all'elettrauto, al meccanico, mi flamanzo per la coscienza, e sii professionale, non approfittare, mi raccomando, che qua i tempi sono bui, per tutti, lo so, anche per quelli che fanno quel lavoro. Grazie Sebastiano. Poi salutiamo Menilù, vediamo chi altro mi manda un messaggio, Menilù. Buongiorno Vittoria. Buongiorno. Hai perfettamente ragione. Il caffè della Peppina non si beve la mattina né con latte né con te. Ma perché? La Peppina fa il caffè, fa il caffè con la cioccolata. Poi non mi ricordo. Va bene. Comunque, buongiorno, buon lunedì. Sì. Buongiorno a tutti. Grazie, Radio grazie, Show. Grazie. Radio Show. Enzo Labirinto, sentiamo che ci dice Enzo Labirinto. Buongiorno. Buongiorno. Ehi, hai fatto un discorso da Presidente della Repubblica. Sì, chiacchiere. E allora, visto che sei Presidente della Repubblica, no. auguro una buona giornata. No, a te. Grazie e per la buona giornata. Cari. Ciao Vittorio. Grazie. Salutiamo il barone. Il presidente è in 84enne, non si andare a fare. Io tengo 25 di mine. Calma. A diventare presidente puoi essere candidato tu. O magari qualcuno come mio padre, ma c'è idea, c'è per tutti, ma pensa quella a quel fatto. Lascia stare, presentiamoci e viviamo la giornata così. Non che troppo vado in onda, eh? Eccomi, Enzo! Fra un po' vado a fare la fisioterapia alle 11:30. Va bene. Alle 11 vado via da casa. Va bene. Non so se riesco a collegarmi. Vabbè, lo vedi dopo, dai. Ma io ti ho detto il discorso di un presidente della Repubblica, non il presidente della Repubblica, che devi fare presidente della Repubblica. Andiamo d'accordo. Va bene. Ciao, caro. Ciao caro, un saluto alla Sciura Maria da parte mia e dal barone. Barone, saluti la Sciura. Ciao Maria. Ciao, buongiorno. Allora, vediamo Sebastiano, continua a rispondere. Sentiamo Sebastiano. Caro Vittorio, lo so che è brutto a dire e a sentire, ma purtroppo sono andato ad Andrea. Mi dispiace dire, ma quando succedono quelle cose, meccanico, elettrauto, senza offesa a nessuno, ma combinata la d'Andrea, ok? Ma perché no? Poi ti spiego anche il motivo, vabbè che già lo sai, penso che lo sai. Lo so, non dire tutto, che sennò poi ci vengono a controllare anche quello che facciamo in casa nostra, già lo fanno. Va bene, dai Sebastiano, ti voglio bene, mi raccomando, Dio meccanico, l'elettraut. La Piaz, mi raccomando, ho risparmio, però falchi de buon. Ciao. Luigi, buonanotte, eccolo qua con il suo messaggio che aspettavo. Vittorio, buongiorno. Buongiorno. Oggi c'è una novità sulla benzina. Ah, solo benzina alla spina. Ah. Ottima scelta. Allora, dal distributore. Bella questa cosa, oggi benzina alla spina sul distributore in via Bisceglie, la Esso se non sbaglio, trovate Luigi e Pippo. Ciao Luigi, ciao Pippo, buona giornata e buon lavoro. Mi raccomando, un Prius Falcali, compare, un costo da passare, poi mi dividi, facciamo la spesa. Allora, vediamo un po' chi altro abbiamo, Anna Brizzi, buongiorno Anna Brizzi, buona giornata. Buon inizio settimana Vittorio, ciao. Ti ringrazio sempre per l'accortezza che hai di ricordare la nostra associazione. Lo faccio con piacere. Per dirvi che oggi pomeriggio alle 5:30 siamo al centro Jobel con i giochi senza barriere. Oh, bene. Ciao a tutti. Ciao. Hai visto che è servito? Buongiorno da tutti i soci dell'AGE Trani. Benissimo, Anna Brizzi invita presso il centro Jobel per giochi senza barriere, quindi oggi pomeriggio andiamo tutti a fare questa puntatina al centro Jobel. Salutiamo Nicola De Lucia, Umberto Decimo, buon onomastico, Nicola, ciao Nicola, Giuseppe Leone di Isabel che salutiamo, facciamo un saluto a Isabel.
Allora, un bel saluto a Giuseppe Leone e tutto lo staff di Isabel, non solo da parte mia, di Vittorio Cassinesi, da Radio Show Yo, ma dal Barone Girasole. Saluti, Barone. A chi? A Giuseppe Leone di Isabel. Ciao Giuseppe. Isabel, buona giornata. Ricordatevi che Isabel compra direttamente dalla fabbrica al consumatore. C'ha a novità e prezzi. Da non trovate nessuna parte. È l'unica sede a Trani. Ottimo, ottimo. Via Postume numero 2. Isabel. Ciao. Di tutto, di più. Di più. Yo. Bene, bene. Lucia Pansitta, oggi è il suo compleanno. Tanti auguri a te, tanti auguri Lucia, tanti auguri a te. Vediamo un poco se c'è. Sebastiano, che è successo? Oggi vuoi fare la trasmissione con me? Va bene, ti chiamo se vuoi, eh? Ok, ciao Vittorio, ciao. Ah, bene, pensavo volessi fare la trasmissione con me. Ah, Savino, buongiorno a tutti gli amici vicini e lontani. Buongiorno, Valentina Cuna, ciao, buongiorno Valentina. Buongiorno a te Vittorio, grazie. Ciao. Mi auguro che anche per te sia una buona settimana piena di soddisfazioni, ecco, e di gioie. Benissimo, va bene? Benissimo. Buon inizio settimana, ti abbraccio. Buon inizio settimana anche a te, salutiamo il nostro amico Cosimo, è già lunedì, buongiorno a tutti. Lo so. Salutiamo gli amici della Rondine del Sud, gli amici di Radio Show, semplicemente buongiorno da parte di Carlo, Rosa, Gigi, ciao ragazzi. Un saluto a tutti quanti voi. Bene, bene, c'è un tempo per tutto. Il nostro Saverio Pinto ci dice che comunque è passato un bel po' di tempo. Stiamo parlando di Saverio Pinto e la sua signora, che oggi festeggiano il loro anniversario di matrimonio. Tanti, tantissimi auguri. Buon lunedì anche dal nostro Raffaele Ricciardelli. Un buon lunedì anche dal nostro Corrado Cisotti. Buongiorno Corrado. Buongiorno anche a te Vittorio, Speriamo che sia veramente una buona settimana e prendiamo anche soldi. Corrado, a paghiam rei stesem tiem, questo è un detto tranese, pona zapem, se l'hanno preso alla lettera, ma penso proprio di sì. Ciao Corrado, ti saluta il mio papà, Barone. Ciao Corrado! Bene, a presto, bene. A vederci. Va bene, poi ancora vediamo chi altro dobbiamo fare il saluto. La nostra cara amica Cinzia di Renzo, buongiorno. Guardate che bel buongiorno mi ha mandato Cinzia, guardate. Brava, grazie Cinzia, buongiorno. Buongiorno a te Vittorio. Ci siamo divertiti. Che sia una buona settimana anche per te. Sabato la Lega Navale, ti ho dedicato la canzone di Fred Buongusto, Franco Califano, e ieri ti ho cantato anche la canzone di Orietta Berti, Finché la barca va. Insomma, vuoi vedere? Fammi mandare un saluto al mio caro amico Giuseppe il Tedesco, che non si è fatto sentire per niente. Ha mandato un grazie, ma non ha detto niente. Wey, Giuseppe Tedesco di Truck and Drunken, là. Ma che? Mi mandi un vocale, fammi un saluto agli amici di Radio Show. Forza, fatti sentire che qua stiamo aspettando te. Ja, wie geht's? Gut, Arbeit, moved. Schnell. Salutiamo anche Domenico Ferreri. Ciao Mimmo Ferreri della Lusmail, che ci ha mandato un messaggio, se riesco a fare in tempo a prenderlo in tempo reale, eccolo qua. Ciao Mimmo, saluti a tutta la tua allegra banda della Lusmail. Ciao Vittorio, buongiorno anche a te e a tutti quelli, coloro che si affacciano al radio show io. E dunque questo è bello, un abbraccio papà. Naturalmente, buongiorno anche a voi. Saluto Barone, un abbraccio a papà, è qui con me Barone. Grazie Mimmo. Ciao Mimmo, un saluto anche a Crispino Mazzone, che sicuramente sarà impegnato. Oggi è l'onomastico di questo bambolotto qua, Umbertino. Ciao Umbertino, buon onomastico. Sentiamo che cosa. Ciao Vittoria. Ciao. Che dici? Grazie Dio Vittoria. Grazie supereroe, sei fortissimo. Un saluto anche a Rockabilly, Dodò e a
tutti quanti dell'Allegra Banda. Ciao Umbertino, buon onomastico. Un saluto al mio caro amico Giuseppe Ferrara per il suo buongiorno. Buongiorno Vittorio. Ciao. Un buongiorno valido per tutto il giorno. Certo. E che sia una buona e santa giornata. Grazie. Ciao Vittorio, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori di Radio Show. Ciao Vittorio, un abbraccio. Ecco qua, ecco la sua lunedì, bella lunedì. Immagine. Voglio farvi vedere l'immagine, almeno che lo vedi. Ah, vedi che bello, finalmente. Do anche un volto alla voce che voi state ascoltando ed è anche molto bello, vai. Allora, vediamo un po' chi altro dobbiamo salutare e non l'abbiamo ancora fatto. Filomena, semplicemente buongiorno, felice giornata. Mimmo Boccasile, un buongiorno e buon inizio settimana, felice lunedì. Poi salutiamo il mio amico Pinuccio Chietri, messaggio per tutti gli italiani onesti. Ecco, facciamolo girare. Giulio Tremonti chiede di aumentare l'età delle pensioni perché in Europa tutti lo fanno. Noi chiediamo invece di arrestare tutti i politici corrotti perché in Europa tutti lo fanno e di dimezzare gli stipendi e i privilegi a parlamentari e senatori perché in Europa nessuno guadagna come loro. Se approvi, pubblica lo stesso messaggio e chiedi agli altri di farlo. Beh, mi sembra un'ottima idea, Facciamo così. E magari se riusciamo a far passare una legge, che non credo passerà mai fino a che ci saranno sempre i soliti noti a governare o a mettere a fare leggi, facciamo passare che un parlamentare, una qualsiasi persona che ricopre un incarico, deve prendere uno stipendio come una normale persona che va al lavoro. Quindi deve percepire uno stipendio come una normale persona. Quanto guadagna un operaio? 1.800-2.000 euro? 2.000 euro pur che tu, non 20.000, 30.000, no cazzo cala, ci sei tu, non capito, che tu hai studiato, 30.000, ma 1.000 in più, ma giusto in più, meditate gente, poi adesso vedrai, qualcuno mi bloccherà, vabbè, cerchiamo di fare altro. Faco, buongiorno, un caffè, un buongiorno per te, felice settimana, un buongiorno anche a tutta l'allegra famiglia. E adesso signore e signori, momma candemo, basta, cantiamo signore e signori, cantiamo la pansè che tieni, la pansè che hai, eccola qua, na 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 na. Ehi, ogni giorno cambio un fiore e lo appunto in metto a te, stamattina sul tuo cuore ci hai mettuto la pansè. E perché ce l'hai mettuto? Uno sbaglio l'ho capito, un po' di bella fata che tu pensi sempre a me. Sospira, ah, bella pansè che tieni, che bella pansè che hai, me la dai, me la dai, me la dai la tua pansè. Io ne tengo un'altra in petto e le unisco tutte e due, panze mie, panze tue, il ricordo del nostro amore. Che bella panze che tieni, che bella panze che hai, me la dai, me la dai, me la dai la tua panze. Io ne tengo un'altra in petto e le unisco tutte e due, panze mie, panze tue, il ricordo del nostro amore. Salutiamo i nostri amici che hanno come simbolo floreale la panse, che poi è un fiore, non è una panza, attenzione. tu sei come una farfalla che svolacchia intorno a me. Poi ti appoggi sulla spalla con il petto alla pansè. Io divento mammalucco, poi ti vaso sulla bocca e mi sembri un tricchitracco questo vaso che do a te. Ah, che bella pansè che tieni, che bella pansè che hai, me la dai, barone, me la dai, me la dai la tua pansè. Io ne tengo un'altra in petto e le unisco tutte e due, panze mie, panze tua, il ricordo del nostro amore. Che bella panse che tieni, me la dai, me la dai, me la dai, me la dai la tua panse.
Io ne tengo un'altra in petto e le unisco tutte e due, panze mie e panze tua, il ricordo del nostro amor. Ah, che bella panse che tieni, che bella panse che hai, me la dai, me la dai, me la dai la tua panse. Hai capito? Hai capito? Se non me la dai la tua panse, non me la dai. E vabbè, io ti do un bacio piccolissimo. Bacio proprio alla Robertino. Vado? Ehi! Con un bacio piccolissimo, con le labbra tue di zucchero, con un bacio piccolissimo, tu mi hai fatto innamorare. Io ti accompagnai e ti salutai, e davanti a casa sei rimasta sola con me. Un lampione blu, una strada e tu, ed un po' di luna suggeriva a fare l'amore. Tutti insieme cantiamo e leggiamo. Con un bacio piccolissimo, vai, con le labbra tue di zucchero, con un bacio piccolissimo, tu mi hai fatto innamorare, non ti scordo più, e ti do del tu, e davanti a casa ogni sera resto con te, un lampione blu, una strada e tu, e al chiar di luna noi restiamo a fare l'amor. Vai, con un bacio piccolissimo, con le labbra tue di zucchero, con un bacio piccolissimo, tu mi hai fatto innamorare. E vai, uhu! Vediamo un po' di queste immagini, trani, trani, vita tran, vet, do, Tu mi hai fatto innamorare, con un bacio piccolissimo, con le labbra tue di zucchero, con un bacio piccolissimo, tu mi hai fatto innamorare, tu mi hai fatto innamorare. Innamorar, tararararalalala. Ehi, beh, che te ne pare, Barone? Oggi siamo canterini, Ti è piaciuta sta canzone? Sempre. Ti è piaciuta? Vai, beh, siamo contenti che gli è piaciuta. Andiamo a vedere un po' se ci sono altri messaggi che sono arrivati, che poi spesso e volentieri noi li mettiamo così alla... al momento. Corrado, sentiamo Corrado che ci risponde. Corrado Cisotti della Misericordia. Saluto cordialmente il padre, ma quel fetente del figlio no. Allora Corrado, siamo in diretta su Radio Show Yo e il mio padre, il barone Girasoli Nicola 78, ti vuole salutare. Saluta di nuovo a Corrado. Barone, che vuoi fare? Salutiamo Corrado Cisotti. Ciao Cisotto, Corrado. Va bene, detto aspettiamo così. Una tua... Che cosa? La tua festa. Aspettiamo una bella festa. Facciamo una bella festa la Misericordia. Stamci. Va bene. Allora, vediamo se qualcun altro si è aggiunto ai messaggi. No, vediamo nei commenti, così magari così. Vediamo. Benissimo. Allora, mentre stanno guardando la nostra trasmissione, vi ricordo che tra i miei commenti ho inserito tutti i link per seguire Vittorio Cassinesi. C'è il canale YouTube, c'è il canale Twitter, c'è il canale Instagram, c'è il canale Facebook. Ci sono tutte le pagine possibili ed immaginabili, anche il sito internet. Quindi eventualmente, se qualcuno di voi vuole ancora una volta festeggiare una ricorrenza o una qualsiasi ricorrenza, può contattarmi, il numero è il 347-615-614, come potete anche inviare in questa nostra trasmissione, anche adesso, un vostro vocale. Eccolo qua, mandate un vocale al 347-615-614 e noi saremo a vostra completissima disposizione. Mentre adesso, signore e signori, si canta! Questa la dedichiamo a voi!
la ragazza del mio cuore sei. Ma lasciarti non ti posso mai. Sempre tra la gente te ne stai. Cantate e sola non puoi uscire, vai con me. E voglio due baci, voglio avere da te, solamente per me, baci, tu morire mi fai, yeah, yeah. Non mi dire più di no, dammi tuoi baci amor, dammi tuoi baci amor, per tutta la vita e per un giorno ancora. Ogni giorno guardo gli occhi miei, ogni notte sogno i baci tuoi, al mio cuore stringerti vorrei, ma sola non puoi uscire mai con me. Hey, e dammi i tuoi baci, voglio avere da te, baci solamente per me, baci, tu morire mi fai, yeah yeah, non mi dire più di no. Dammi i tuoi baci amor, dammi i tuoi baci amor, e tutta la vita per un giorno ancora, yeah! La ragazza del mio cuore sei, ma baciare non ti posso mai, sempre tra la gente te ne stai. E solo non vuoi uscire mai con me. E dammi i tuoi baci, voglio avere da te, baci solamente per me, baci, tu morire mi fai, yeah yeah. Non mi dire più di no. Dammi i tuoi baci amor, dammi i tuoi baci amor, per tutta la vita e per un giorno ancora. Per un giorno ancora, per tutta la vita, per un giorno ancora, yeah! Continuiamo, continuiamo, barone, continuiamo, eh! Spaghetti, pollo, insalatina e una tazzina di caffè, a malapena riesco a mandar giù. E invece ti ricordi che appetito insieme a me a Detroit, yeah. Guardavi solo me mentre cantavi Chinatown, l'orchestra ripeteva Scooby-Doo. Mi resta solo un disco per tornare giù da te a Detroit. Facciamo la bomba. Lola, ho fatto le pazzie per te, ricordi che notti di follie a Detroit. Spaghetti, pollo, insalatina, una tazzina di caffè, a malapena riesco a mandar giù. La gente guarda e ride, non è stata insieme a noi a Detroit. Ehi, barone, spaghetti, pollo, insalatina, riesco a malapena mandar giù. Barone, da great, ne pute kid, la dalla buppietta al barone. Lui non è molto timido in queste cose, vero barone? Da smench, faccio questo, vai! Ti piace questa canzone di Fred Bongusto, eh? Quando andava al nightclub il barone faceva cantare le canzoni di Fred Bongusto, di Peppino Gagliardi, Bruno Martino e di Franco Califano. Ragazzi, vai! Lola, ho fatto le pazzie per te, ricordi che notti di follie a Detroit. Spaghetti, pollo e insalatina e una tazzina di caffè, a malapena riesco a mandar giù. Invece ti ricordi che appetito insieme a me a Detroit. A Detroit, a Detroit.
Wow, barone, qual è la tua preferita pietanza? La milanese, eh? Tutti. Tutti, la West Indies. Come tutti. Vabbè, non c'è, no, una cosa che non ti piace, c'è. Non stai lì. Non stai lì. Oh, il barone è arsidio. Sono tutti saporiti. È saporito, è saporito. Non stai sapori, ma amore, dico lì. È vero? Se c'è sapore c'è amore, e quindi bisogna ricordarlo a tutti i nostri amici che sono collegati, che dove c'è gusto, a dove stai gusto, a stai perdenza. Abbiamo dato anche un motto tranese, però questa mattina il nostro nonno Ciccio non si è fatto sentire con un suo detto tranese, e la cosa mi meraviglia un po'. Mandiamogli un messaggio, vediamo un po' se me lo manda in tempo reale, chissà, riusciamo a farlo... come devo dire, sentiamo, vediamo. Franco Panzitta, dov'è? Eccolo qua, Franco Panzitta, eccolo qua. Franco, siamo in diretta e non abbiamo ancora ricevuto il tuo, come dire, modo di dire in dialetto tranese come nonno Ciccio. Ci stiamo meravigliando della cosa. Non vorrei che sei impegnato per il tuo bar, e magari mi fa piacere, però se riesci a fare un tuo messaggio entro 5 minuti da questo momento, mi farebbe veramente altrettanto piacere. Vai Franco, vai nonno Ciccio, go go go, yo 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 radio show. Allora, abbiamo mandato il messaggio e quindi eventualmente vedremo come riesce a risolvere questa situazione. Va bene, allora dovevamo collegarci un attimo sulla pagina della nostra città di Trani per sapere se ci sono delle informazioni importanti. Vediamo. Mettiamo un sottofondo musicale, così, ecco qua, ok. Bene, una notizia, eccola qua, ve la lancio in questo momento, la andiamo a leggere insieme, ve la faccio anche vedere perché manca pochissimo alla edizione, ventesima edizione dei Dialoghi di Trani. Quest'anno sarà il tema SOS tenibilità, sostenibilità ovviamente, e l'agenda 2030 attraverso una visione integrata dello sviluppo sostenibile mira a porre fine alla povertà, a ridurre le disuguaglianze e tutelare gli ecosistemi, ad affrontare i cambiamenti climatici, a fornire a tutti un'educazione equa e inclusiva. Bene, questo è un programma dal 16 al 19 settembre, nella città di Trani si discuterà con personaggi illustri, con Luciano Canfora, Fabrizio Barca, Ezio Mauro, Ferruccio De Bortoli, Nicola Gratteri, il ministro Enrico Giovannini, Gustavo Zagrebeschi, Antonella Viola, Dacia Maraini, giornalista, scrittrice, Giovanna Botteri, altrettanto giornalista, inviata, ricordate, in quella di Juan, Maurizio De Giovanni, Luigi Manconi, poi ancora Giorgio Zanchini, Massimo Brai, Marino Sinibaldi, Cristian Greco, Francesco Bianconi, De Baustelle e tanti altri ospiti. Ecco, io vi voglio lanciare in questo momento il link di questa notizia del sito della città di Trani, lo metto nei commenti in modo tale che se qualcuno di voi è interessato, ecco, possono andare a leggere anche il programma, perché sono organizzati dalla Maria del Porto, Associazione Culturale di Promozione Sociale, e dall'Assessorato alle Culture della città di Trani, con l'importante sostegno del main sponsor Supermercati Doc ed Enel Energia. Bene, abbiamo letto questa notizia, vediamo se c'è qualcos'altro, vediamo un po'. Mi sa che questa qui è di, vediamo un po', no, è andata male, questa serata non è stata fatta, purtroppo, Michele Pinto ieri sera non c'è stato, mi ricordavano che l'Associazione Culturale Arsensum avrebbe dovuto fare questa serata, ma purtroppo non è stata possibile. Rassegna di jazz a corte a Palazzo Beltrani, che giorni sono? Vediamo un po' se c'è una data a cui possiamo far riferimento, no, questa è stata... Ieri, va bene, fino al 5 settembre Face Food, ieri triathlon, domenica 5 settembre in piazza Marinai d'Italia. Barone, hai mai visto tante biciclette, tanti atleti in una sola botta? Ieri, bello importante evento, davvero importante evento organizzato da Tommaso Assi, dove ovviamente è stata una bella cornice quella della città di Trani.
Va bene. Allora, vi ricordo comunque che noi abbiamo un portale, una pagina Facebook di Trani News, eccola qua. Se volete andarvi a dare un'occhiata, andate. Adesso in questo momento c'è la diretta, mettiamone un bel mi piace, condividetela magari se volete. Ecco, questi sono gli eventi che in questo preciso istante stanno andando in onda. E ci sono anche i commenti che potremmo leggere. Ah, faccio gli auguri, anche se in ritardo, ma di un giorno solo, meglio tardi che mai, a Sebastiano Pacioli e alla sua signora per il suo anniversario di matrimonio. Eccolo qua, ciao Sebastiano, un augurio a te e alla tua cara signora. Eccola qua, bellissimi, bellissimi, veramente 10 anni di matrimonio. Grande Anna Dintrono e Sebastiano Pacciolla, due carissimi amici, voglio farvi tanti tantissimi auguri, vi voglio bene e vi dico semplicemente buona vita, buona vita. Ciao Sebastiano, c'è Baluagnon che sta a fare, bravo, complimenti, complimenti. Bene, bene, bene. Allora, vediamo se ci ha mandato il messaggio Franco Pansitta, non ancora, ma purtroppo lo sfrutteremo in un'altra occasione. Vediamo se ci sono altre notizie interessanti che potremmo snocciolare prima di concludere la puntata di oggi. Bene, vediamo di trovare una notizia bella, per piacere. Non mi voglio appesantire la giornata, mamma mia. Ecco, oh, linea verde estate Trani sul piccolo schermo per la raccolta d'uva. Oh, una notizia che mette in evidenza la bellezza della nostra città. Nella puntata andata in onda questa mattina, ieri mattina, domenica, le telecamere della nuova trasmissione Rai sono state ovviamente a Trani nel vigneto di produzione di OP Agritalia, organizzazione che produce uva da tavola. Quindi Vieste, Manfredonia, Barletta e Trani, queste sono state le tappe del viaggio di Linea Verde che ieri abbiamo potuto ammirare. Poi eventualmente andremo a cercare su, credo, Facebook, ci sarà anche su YouTube Linea Verde, dove si vedranno le immagini che hanno fatto passare ieri. Andiamo a vedere qualche altra notizia nella giornata, scendiamo un po' ad andare. Oh, cinghiali avvistati nelle campagne di Trani, ultimo in zona Bocca d'Oro. Quindi fate attenzione, se vi trovate da quelle parti non potreste trovarvi un maiale nel senso del porcellino che fa il porcellino da quelle parti, ma vi trovate un cinghiale, quindi fate attenzione, fate molta attenzione, eh? Vediamo un po' che altro c'è. Vediamo se c'è qualcosa che può interessare, bella, non voglio appesantire la gente. Oh, un bel progetto della scuola Petronelli, dal 6 al 5 al 15 settembre, Back to School, una mini olimpiadi per tutte le seconde classi. Bene, una notizia che vorrei giustamente. E poi un chiusura successo della quarta edizione Aperti per Ferie, dove ovviamente si è concluso questo lungo percorso di Aperti per Ferie, giunta alla quarta edizione, iniziata a fine giugno con una cavalcata di canzoni degli anni 60, poi cover di Domenico Modugno, poi serata karaoke con Vittorio Cassinesi, scusate se c'ero anch'io, ma sono stato coinvolto, dove ha coinvolto più di centinaia di persone per ogni serata. Poi la rassegna ha visto anche appuntamenti culturali, quella di libri di Anna Grazia Larato, Tre donne, o il libro di Mauro Sassanelli, La legge Pinto, e poi serata meravigliosa con Franco Minervini che ha recitato testi di canzoni storiche, poi apprezzando anche i contenuti e le poesie, rassegna che non poteva mancare, come dicevo, la formazione organizzata sia dal Colore degli Anni, e salutiamo Angela e tutto lo staff, come sempre, che dell'Hauser, con la BG del giornalismo, con Generazioni, con il sostegno al centro del volontariato Bari Bat, hanno dato veramente un loro sostegno importante. E c'è stata anche l'ospitata del Treno del Sorriso con il Festival Internazionale Clown Workshop e Gio Zampetti e i suoi amici pelosi, che hanno reso felici tantissimi bambini, e poi il progetto Ideattiva del CSV di Bari, Memory Sharing, la condivisione dei ricordi, molto bella, con tre serate, quella con partenza da Piazza dei Manfredi e Piazza Quercia, e non ricordo l'altra, vabbè, credo comunque da questi punti sono andati avanti per conoscere storia e arte della città.
una massiccia partecipazione dei cittadini, c'è stata inaspettata, ma comunque attenti a rapprendere particolari sconosciuti della nostra bellissima Trani. Queste sono le cose che bisogna evidenziare. E complimenti alla, all'Hauser, ad Antonio Corraro, il presidente e tutti i suoi soci volontari. E dice ora non ci resta che ringraziare i volontari, lo faccio anch'io, che si sono adoperati per la riuscita della rassegna, nello stesso tempo cominciare a pensare per cosa fare il 2 ottobre. Che cos'è che il 2 ottobre? 2 ottobre è la festa dei nonni e quindi ci sarà la rassegna Non ti scordar di me. Bene, a questo punto prendiamoci l'appunto, 2 ottobre, eh? Avete un bel po' di tempo per metterlo scritto bello grosso in caratteri cubitali per poter dare l'opportunità ai vostri nonni e soprattutto a voi se siete nonni di partecipare a questa bellissima iniziativa dell'Hauser. Va bene? Allora, mi sa che abbiamo dato una buona notizia, con questo vorrei concludere. Vediamo se nel frattempo è arrivato Panzitta. Non ancora, meglio tardi che mai. Comunque, se arriva lo mettiamo in un'altra occasione. Barone, dobbiamo salutare, lo facciamo con la nostra bella sigletta, va bene Barone? Sì, vado. Eccola, Barone, Shaman in Sham, Vittorio Castinesi ha presentato Radio Show, vai. Vittorio Castinesi ha presentato Radio Show, yo. Con la partecipazione del Barone, giratore di Nicola Castinesi, 78. Un leone originale. Auguri a tutti gli ascoltatori e tutti gli amici di Radio Show. Eccoci. Auguri a tutti e occhio alla penna. Ovviamente, olè. Occhio alla penna. Olè. Grazie Barone. Ragazzi, beh, io saluto e ringrazio i miei collaboratori, come sempre lo faccio in apertura e in chiusura, dedicando anche questo bellissimo logo, eccolo qua, al nostro caro Donatello. Ciao Donatello, grazie per avermi dedicato questo logo. Saluto tutti coloro che si sono collegati, quelli che si collegheranno, quelli che vedranno le mie puntate anche sul canale YouTube, sul canale Facebook, su Instagram, su Twitter, ovunque. E saluto anche e ringrazio come sempre per la loro grande disponibilità le seguenti attività: Colorado Caffè Shop a Trani in corso Alcide Gasperi numero 13 e in via, fatemi ricordare, Imbriani al numero 24, l'ho detto bene? Fammi vedere, sì. Poi Isabel, Trani di tutto di più con le offerte scuola in questo periodo, i grembiulini, mi raccomando, grembiulini Ambrosino a 15 euro e Mariano a 10 euro e tante altre cose come grembiulini plastificati per colorare, le tovagliette per la mensa, le etichette, lettere adesive, insomma tutto quello che serve per la scuola organizziamo a Isabel, via Postumia 2 a Trani. Poi salutiamo Domenico Ferreri alla Lusmire, società di servizi, in via Giacinto Francia 16 a Trani, Elettronica 2000 con sede in via Medeo 57, raggiunti dalla stazione in via Cavour, piazza 20 Settembre, sempre di fronte alla stazione. Quindi ricordatevi tutte le notizie su Trani News, Città di Trani in diretta. Un saluto a tutti i nostri amici che portano il nome di Umberto, oggi San Zaccaria e San Umberto. Saluto a Umbertino, tanti auguri a Umbertino, anche da parte nostra, e vi saluto. Ciao, alla prossima. Statevi bene.